Vittoria interna per lo Sporting Pontecagnano nel big match contro la San Maurese, valevole per la 26esima giornata del campionato di promozione. Una partita rischiosa per i padroni di casa, che sono riusciti a sbloccare il risultato dopo 19 minuti, grazie a Genovese, lesto ad insaccare di testa a pochi passi dal portiere un cross servito da destra da Discepolo. Secondo tempo di grande intensità, con poche occasioni vere da una parte e dall'altra, fino al raddoppio dei gialloblu, ancora con Genovese, che ha beffato il portiere, non incolpevole nell'occasione, con un tiro al volo di destro. Di Senese, due minuti dopo, il gol della bandiera per gli avversari. 2-1 il finale, con i padroni di casa che salgono al quarto posto in piena zona playoff. Dovevamo vincere, abbiamo vinto. Contavano soprattutto i tre punti oggi per comunque rimanere nella scia dei playoff e per non far staccare la seconda e la terza per quanto riguarda i punti che possono determinare direttamente la classifica e quindi non fare i playoff. Abbiamo fatto un'ottima partita, i ragazzi sono sacrificati tantissimo, abbiamo speso tanto e di fronte comunque avevamo una squadra, un'ottima squadra che comunque ci ha messo del suo, però come ho detto prima l'importante era vincere. Abbiamo cambiato qualcosa e forse siamo andati meglio così. Per il resto ora dobbiamo soltanto pensare partita per partita, perché diventa quasi sempre partite finali per cercare di andare nei playoff, soprattutto sperando che qualcuno perda punti su.